Ben ritrovati a Linea Diretta, le migliori risposte alle vostre domande. C'è subito una persona in diretta. Pronto? 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 Signora, buonasera. Sì, pronto? Sì, buonasera signora. Pronto? Peccato, è saltata la linea. È saltata la linea, probabilmente perché... signora, se vuole richiamare, si ricordi di abbassare comunque il suo televisore. Comunque siamo ancora qua per altri 12 minuti, quindi c'è tempo per richiamare. Allora, chiede una signora, che cosa si vede alla risonanza magnetica? Ecco, l'Alzheimer è un argomento che, come ci sentono parlarne, scrivono. Cosa si vede alla risonanza magnetica in chi soffre di Alzheimer? Quindi la risonanza è uno degli esami da fare? La risonanza può essere fatta. La diagnosi di Alzheimer si fa senza risonanza, non è necessario in un paziente fare la risonanza per fare una diagnosi di Alzheimer, e la risonanza ci aggiunge forse qualcosa in più, ma non troppo, ecco, diciamo la verità. Però se uno fa una risonanza vede l'Alzheimer un po' avanzato, l'ippocampo ridotto di volume, i ventricoli cerebrali allargati. I ventricoli cerebrali sono quelle parti interne del cervello dove scorre un liquido e che quindi non sono più piccoli ma diventano grandi, e vede appunto l'atrofia, cioè la riduzione di volume, sì, delle, sì, circonvoluzioni cerebrali. In pratica è un cervello che da un cervello trofico diventa un cervello atrofico, quindi che non ha... Vediamo, forse adesso siamo in diretta. Pronto? Pronto? Eccoci signora. Volevo fare una domanda al dottor Salerio. Prego. Dunque, se uno a una certa età si fa dei controlli adeguati alla persona, anche se non ha i disturbi, può prevenire che non venga una malattia d'Alzheimer, una malattia simile? Allora, non è questione di controlli medici, è questione di stile di vita, questo sì, possiamo dire. Questo vale un po' per tutte le malattie e bisognerebbe cominciare non solo in età avanzata, bisognerebbe cominciare anche un pochino prima. Però sicuramente, innanzitutto, per l'Alzheimer e per l'invecchiamento cerebrale, le difficoltà di memoria, è dimostrato che il soggetto si tiene attivo anche, che legge, che è interessato, che ascolta la televisione per l'appunto, o che interagisce molto con gli altri, quindi che ha amici e che non si chiude. Ecco, quel soggetto ha... Quei soggetti hanno un ritardo della malattia, cioè la malattia, anche se deve venire, viene 2 o 3 anni più tardi. Allo stesso modo il livello di cultura, chi ha fatto scuole approfondite, è più difficile che venga l'Alzheimer. Questo per spiegare come in realtà l'esercizio potenzia il cervello e questo esercizio contrasta un momento con l'Alzheimer stesso e con i deficit di memoria. Oltre a questo ci sono altre cose molto importanti. L'attenzione all'ipertensione, bisogna cercare di evitare l'ipertensione, perché sia l'Alzheimer sia si associano anche poi disturbi circolatori e il problema è ulteriormente crolla più facilmente. L'attenzione ai grassi nel sangue, al colesterolo per l'appunto. È stato dimostrato che soggetti che assumono statine hanno più difficilmente l'Alzheimer stesso, e anche questo è un altro aspetto molto importante. Infine la dieta e l'alimentazione, come al solito. Anche qui sono molto importanti. Se la dieta è ricca in antiossidanti, quindi in vitamina E, ma anche in tutti gli altri antiossidanti che sono tipici della dieta proprio mediterranea, quindi ricordiamoci come mangiano gli italiani, anzi come mangiavano gli italiani, perché purtroppo oggi mangiano peggio. Ecco, ricordiamo peggio. Quali sono i cibi con la vitamina E. I cibi con ricchi di antiossidanti, non parliamo specificamente di vitamina E, ma i cibi con ricchi di antiossidanti, sicuramente il principe è l'olio d'oliva. L'olio d'oliva vero contiene altissimo quanti di antiossidanti. Un po' il vino stesso, il resveratrolo ha un importante effetto antiossidante, ma poi i mirtilli, le carote, tutti quelli che sono molto colorati, le more, sono molto ricchi di antiossidanti. La frutta secca, le noci, le mandorle. Ecco, diciamo che una dieta ben fatta, anche questa, è un aiuto importante in questo senso. L'ultima cosa, l'esercizio fisico. È stato dimostrato anche che l'esercizio fisico evita o perlomeno ritarda la comparsa dell'Alzheimer stesso. Quindi uno stile sano di vita è sicuramente, questa è una domanda molto bella quella che mi ha fatto la signora, è qualcosa che è in grado di prevenire il deterioramento del cervello.
Al contrario, i soggetti che si chiudono, che non frequentano più persone, che dicono ormai per me non c'è più nulla da fare, ecco, quel soggetto lì purtroppo è un soggetto che, se non si dà una svegliata, veramente, è a rischio di involuzione. L'involuzione cerebrale. È stato chiarissimo. Grazie mille, molto 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 chiaro, molto. Grazie. Grazie a lei. Prego. Signora, per aver chiamato. Arrivederci. Allora, i problemi circolatori, ci chiedeva un telespettatore, ma lei ci ha spiegato che possono dare deficit, sì, di memoria. Esiste anche una demenza soltanto circolatoria. Ah, e quindi che sarebbe? È la demenza di Wieswanger, si chiama, con un nome molto particolare, che è soprattutto in quei soggetti che hanno l'ipertensione, che soffrono di ipertensione non curata. C'è un'altra telefonata forse? Sentiamo, pronto? Pronto, buonasera. Volevo fare una domanda al dottore. Sì, buonasera. Io ho 50 anni, a me a volte mi succede l'inverso, cioè quando sono iperattiva oppure il lavoro, il giorno dopo addirittura ho difficoltà a ricordarmi quello che ho fatto il giorno prima, cioè mi devo concentrare a ritroso, iniziare il discorso, quello che ho fatto della mattina, e riesco a collegare, però lì per lì delle volte rimango un pochino, oddio, ho fatto il giorno prima? Anche a livello lavorativo, quando devo registrare delle cose, e succede anche ai miei colleghi. Quindi delle volte mi domando se forse anche essere iperattive, avere tante cose nel cervello. No. Le spiego. Sì. Questa è un altro tipo di situazione completamente, sì, diverso. Quando le cose sono troppe, il cervello filtra, semplicemente. Filtra che cosa si può ricordare e che cosa non si può ricordare. La rapidissima successione di eventi, la semplicissima successione di cose da ricordarsi, ovviamente impedisce a ognuno di trovare il suo posto. Ma questo è abbastanza, tutto sommato, non è un deficit di memoria, è semplicemente un problema di overflow, cioè un flusso esagerato di informazioni che arrivano, insomma, al cervello. Quindi non si preoccupi, questo non è un brutto segno. È una cosa normale. Grazie. 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 Allora, ci scrive Fabio da Monte San Savino. Salve a tutti, io godo di una buona memoria in generale, ma ricordo particolarmente bene numeri di telefono, date di nascita e targhe delle auto. Saprebbe spiegarmelo? Grazie. La memoria, come vi ho detto prima, è costituita di diversi tipi di memoria. Allora, c'è quella immediata, c'è la working memory, come vi ho detto prima, c'è poi quella a breve termine e quella a lungo termine. Allora, i nostri cervelli non sono tutti uguali. La localizzazione diversa di queste zone della memoria significa che in certi soggetti certe aree sono particolarmente sviluppate, lavorano particolarmente bene. E altre lavorano meno, ma sono i talenti che ognuno di noi ha. C'è chi ha il talento per fare la giornalista e lo fa benissimo, e perché ha capacità di esprimersi, a semplificare le cose. C'è chi non ha capacità di esprimersi, ma magari ha un talento per disegnare, o meccanico e così via. Quindi diciamo, questo rientra nel discorso che facevamo prima. La memoria è divisa in aree diverse nel cervello, e quindi c'è chi ha certe aree più sviluppate, tutto sommato. Come per i numeri nel Come per i numeri, amico, Fabio. Allora, c'è una telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno, volevo fare alcune domande al dottore. Prego. Dopo, è possibile risolvere, dopo un intervento di epilessia, dei problemi per la memoria? Perché penso sia normale che la memoria, diciamo, resti un po' indietro. Ecco, dopo un intervento in cui è stata una parte del cervello è stata tolta, è stata eliminata probabilmente, no? Sì, sì. Ecco, quale parte del cervello non se lo ricorda, perché probabilmente sarà il lobo temporale, vedrà. La parte sinistra, ora di preciso, sì, non so. Perché spesso l'epilessia nasce dal lobo temporale. Sì. E dal lobo temporale spesso addirittura nelle zone vicine all'ippocampo. Quindi è logico che allora si va a togliere l'ippocampo, di cui dicevamo prima, è la zona principale per la memoria, che si va a togliere quella zona, perché da lì c'è un focolaio epilettico, è chiaro che quella zona non funziona più. Quindi avremo una zona da cui non c'è più capacità di immagazzinare memoria. Però c'è l'altro ippocampo. Allora, come al solito, solo l'esercizio può essere valido, insomma, in questi casi. Cioè, il cervello va immaginato come un organo dinamico, e quindi l'esercizio aiuta a ricordare, insomma. Questo vale per tutti, sia questa signora che ha avuto un problema di carattere chirurgico, come chi può avere avuto anche difetti di memoria fin da piccolo, certo, magari, o poca memoria. Ecco, l'esercizio è la cosa fondamentale. E su
che tipo di esercizio mi dovrei mettere a fare, cioè cosa all'incirca sono cose... Ma senta, in realtà ci sono degli esercizi gestiti dal computer e che uno a questo punto sono in genere piuttosto validi e piuttosto interessanti. Questo è una cosa che fanno i neuropsicologi e che, a cui può rivolgersi se, sono se è interessata a fare una cosa più approfondita. Ma le dico la verità, già fare la settimana enigmistica la potrebbe aiutare tanto. In maniera molto semplice. Una cosa semplice. Ed economica. Bene, perché io per dire una cosa che non riesco a ricordare bene è questa. Cioè, è quello che faccio durante il giorno, quello che mi dicono da fare, i giorni precedenti sì, però più che mai se io leggo anche diciamo soltanto due righe e leggo diciamo come si legge normalmente a bocca chiusa, come ho sempre letto tutto quanto, non ricordo, dovrei leggere a voce, a alta voce, però dovrei leggerlo. Lei ha detto bene, innanzitutto sì. Le consiglio di leggerlo a voce alta e come esercizio, e questo l'aiuta pian piano tutto. Perché se lo ricorda con la voce non più con e non soltanto leggendo senza parlare a voce alta? Perché sono zone diverse del cervello. La zona che riguarda la memoria fonemica, quindi la memoria legata alle parole, è una zona diversa da quello che riguarda invece l'immagazzinamento legato soltanto al pensiero. Quindi diciamo che anche questo che ci sta raccontando è un caso importante che dimostra questa suddivisione in varie aree del cervello. Però io le consiglio, gli esercizi li faccia innanzitutto leggendo, e leggendo molto, anche a voce alta, perché va bene lo stesso. Pian piano poi il meccanismo si rimette in moto. Bene, bene, speriamo. La ringrazio molto. Prego. Grazie a lei, signora. Allora, è vero che i calciatori e i pugili, ci chiede probabilmente uno sportivo, possono avere più facilmente deficit di memoria? Sì, perché i traumi dei pugili, si capiscono. I traumi dei calciatori sono soprattutto nei colpi di testa, i traumi cranici, tutto il resto. Ecco, possono essere una causa importante di deficit di memoria. Per i pugili addirittura si parla di demenza pugilistica. Cioè, molti pugili possono sviluppare una patologia legata proprio al trauma, che può essere o di carattere amnesico, cioè premi legati alla memoria, oppure anche di Parkinson. Cassius Clay, per l'appunto, ha avuto il Parkinson successivamente appunto agli interventi. A pensare che era anche un bravo pugile, quindi molte non ne ha prese neanche tante, voglio dire, però si vede che sono state sufficienti per scatenare. L'hanno un po' ritornato, povero Cassius Clay. Va bene, con quest'ultima domanda termina questa puntata di Linea Diretta. Vi ricordo lunedì, mercoledì, venerdì, dopo il telegiornale delle 14, le migliori risposte alle vostre domande, e poi naturalmente ci sono le repliche serali. Grazie per averci seguito, grazie al dottor Luzzi per essere state con noi, e alla prossima naturalmente, e alla prossima a tutti voi. Arrivederci.